Beh, intanto intervenire in Siria e in Iraq vuol dire colpire il quartier generale del terrorismo. Da dove fanno i reclutamenti? Scusate, intanto facciamo vedere dentro fuori queste immagini, giusto che si commentano da sole, ma guardate la qualità dei filmati. Dove hanno le materie prime che vendono per arricchirsi? Da dove gestiscono anche gli attentati in altri paesi, immagino all'Occidente? Far finta che il terrorismo lo si possa sconfiggere dicendo, dando 500 euro, ai diciottenni perché vadano al cinema, è oltre a essere una presa in giro, ovviamente vuol dire togliersi da qualsiasi tipo di responsabilità che paesi occidentali, Italia compresa, hanno. In questo momento, se noi lasciamo in mano un paese anche così ricco di materie prime e oltretutto così centrale per tutta la politica mediorientale, è una follia. Seconda cosa. Incominciare a fermare i rapporti anche economici, avere quel coraggio, per esempio con l'Arabia Saudita, per esempio col Qatar, per esempio dire con chiarezza, visto che fino all'altro giorno Renzi lo diceva, che la Turchia non può entrare in Europa, mettere dei paletti chiari e dire questa è la nostra civiltà, è il modello che vogliamo difendere, è il modello che dobbiamo difendere, e non invece tenere in piedi in 10 scarpe diverse, perché questo, E guardate. Schengen? Ma Schengen, allora, prima di tutto, Schengen, lo stesso Schengen prevede la difesa dei confini europei. L'Ungheria rispettava Schengen. Chi faceva passare chiunque, chi fa passare chiunque, non rispetta Schengen. Seconda cosa, ci avevano detto che la libera circolazione in Europa non dava nessun problema per quanto riguarda il terrorismo. Abbiamo visto che questi personaggi che hanno fatto l'attentato a Parigi hanno girato mezza Europa senza che nessuno li fermasse. Allora possiamo rimettere i controlli? Perché mi sembra che sia un'impostazione ideologica dove c'è la parola Schengen che è sacro e intanto dei terroristi che ammazzano persone possono girare tranquillamente sul territorio nazionale. Tony?